Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi stiamo andando in un posto dove non vado da 2 anni circa. Però sono abbastanza gasato di andare in questo posto, sono abbastanza emozionato anche, perché anche se è 2 anni che non andavo, in realtà ho passato veramente maggior parte della mia infanzia di riding in questo posto. Ho imparato maggior parte dei trick qua e ho veramente sviluppato il mio riding. Siamo quasi arrivati, 5 minuti sono arrivato, vi farò vedere dove siamo a brevissimo. Allora, siamo in questo posto. Era 2 anni che non venivo a casa di Diego, però siamo tornati. Ha upgradato il setup qua, ha fatto, costruito un castello e ha messo una mucca. Dov'è Falvo? Falvo! Qua, trovato. Sbloccati. Falvo, Falvo, Falvo. Aspetta, aspetta un secondo. Non ti sento, aspetta. Dov'è l'altoparlante? Ma così lo blocco, no? Prova a parlare. Non sento niente. Ti richiamo, aspetta. Sì, mi ha detto che è qui da fuori. Mi ha detto se gli apri. Comunque, adesso faremo una ripresa spaventosissima. Dai Fede. Fonda. Il rolling com'è? Abbastanza inclinato? Mica, sì. Abbastanza? Non lo volevi più inclinato? No. Beh, diciamo che non è proprio per tutti, giusto? Comunque è perfetto per allenarsi per i salti dei crankworks, perché la dimensione della rampa è gigante, molto simile a quella che c'è ai crankworks. E poi sei sul morbido, che è la cosa fondamentale, perché sul duro fa male cadere. E Diego lo sa bene, vero? Oh, fa male cadere sul duro, sì. Fai, sei pazzo. Saluta, che non ti hanno visto prima. Adesso switchiamo alla GoPro, perché salirla con la camera non funziona molto. Qui bisogna portare Alboreto e sfidarlo a scendere, che qua Alboreto caga addosso, eh. Porco zio. E la Madonna. Comunque la parte più paurosa è il raccordo lì. Cosa faremo adesso? Un altro 7 cork buzz. E a scendere piano piano, se no muori. Prima mi dava 34 gradi in strada, adesso magari ci saranno un po' di meno, però si muore. Comunque adesso volevo farvi vedere la compressione qua. Quando uno di loro scende è una roba impressionante. Vede? Flat spin. Flat spin. Damn, era un barrel roll. No, per far cash però freno un po'. Non salto via il gonfiabile. Oh, la parte più difficile è scendere comunque. Si muore di caldo. Ciao, faremo un cash bees. Adesso scendo piano piano e così non cado. Oh! Ah! Ce l'ho fatta senza cadere, sì! Bene! Sì, la seconda volta. 2 su 2 senza cadere. Intendo a scendere. Ah, ok. Era quello il difficile. Oh! Quasi, quasi, quasi. Come dicono gli stranieri, perfetto, perfetto. Andiamo. Sì, ma con la GoPro perdo il casco quando atterro quasi. Il problema dei caschi a scodella con la GoPro su è che quando atterri fa così. Comunque questo casco ha Bluegrass, c'ha questa rotellina qui,
che è molto utile perché te lo tiene veramente fisso lo stesso, cioè in contest riesco lo stesso a usarlo. Però diciamo che il problema della GoPro è che io spero che risolvano è che facciano una GoPro molto più leggera. Io sto usando anche la Session che è piccolina, è quello il problema, perché il casco sta su perfettamente, è la GoPro che pesa troppo. Quindi fatela più leggera, grazie, ciao. Ehi, Fede Borromini. Fede, vogliamo Double Whip. Arriva, boa, arriva, arriva. Stavo per rimanere su. Cazzo, spinge poco per Double. Sei andato giù dall'altra parte? No, no, mi sono buttato dal pelo. Okay. Mi chiude, aiuto. Sono in una morsa mortale. Ma è più difficile scendere da questo punto che sì. Che ti chiude a morsa. Schiacciagli i piedi, schiacciagli i piedi. Oh, damn. Quanto fa caldo da 1 a 10? 12. 12, sei sicuro? Vuoi la GoPro più vicina per dirlo? Oh. Ehi! Comunque questa rampa qui è perfetta per i fronni, direi. Ecco. Infatti lui ha fatto un fronni. Bello sto fronni! Per i fronni è perfetta. Flip anche, double flip. Si fa fatica. Come no? Qual è il tuo problema? Spiegaci. Le stringhe che si prendono nei pedali e si tirano. Sono troppo fastidio. Dai, fronny whip, buttacelo. Guardalo. No! Di poco. Allora, quindi faccio fu, poi devo prenderlo e girare. Fa caldo. Beh, in totale quanti salti avremmo fatto? 20? Tu di più, Fede di più, e da qui da di più. Siamo già cotti, proprio morti, senza speranza. Lei che non salta ha detto che fa freddo. Ma perché lei abita ai Caraibi. Ero un po' perso in aria. Bene, sono le 9. Sono arrivato qua alle 7 circa. Mi ho fatto, abbiamo fatto 25 salti in totale. Sembrano pochi, però in realtà 25 salti andando su e giù da questa salita non sono pochi. Setup è fighissimo. Peccato non aver provato il drop o lo step down. Però magari la prossima volta che vengo lo provo. Tra l'altro Diego ha anche una linea che è cambiata rispetto a quando ci giravo io. Mi piacerebbe provarla, magari un'altra volta tornerò qui. Secondo voi cosa devo fare? Devo venire a girare ancora qui sul gonfiabile o provare la linea? La linea magari andate a vederla direttamente sul profilo di Diego. Tanto lui posta sempre su quella linea lì, quindi andate a cercare DMTB su Instagram e vedrete un po' tutti i suoi post con la linea che ha, eccetera. E niente, adesso Falvo mi ha chiesto se volevo rimanere qua a mangiare perché lui è cuoco, non lo sapevo, e fa la carbonara per noi, quindi adesso vado a mangiare. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto il video, mettete il like e non so più cosa dire. Ci vediamo la prossima volta, io.